Ti piace ballare, cantare? Sì, sì. Molto, molto. È più bello recitare o ballare? Sì, a ballare anche recitando. Ballare. Tutte e due le cose. Dell'Opera H, una giornata tipo, diciamo, di prove. Allora, iniziamo con il vederci e salutarci, questa è la prima cosa. E poi iniziamo a riscaldarci e un pochino a riprendere la dimestichezza che stiamo coltivando, no, nel percorso di movimento, corpo, sguardi, relazione. E dopodiché iniziamo a lavorare su quello che è il nostro obiettivo, quindi cercare di far passare addosso alle persone quello che è lo stimolo creativo, artistico che ci siamo posti come obiettivo. Cerco di lavorare con i ragazzi e in quest'anno è stato molto difficile lavorare con la relazione senza contatto, ma la relazione si può creare in tanti altri modi, con il contatto visivo, e da lì si può danzare insieme. Cos'è che alla fine di un giorno di prova porta maggiormente soddisfazione? Porto a casa gli sguardi dei ragazzi, le reazioni della musica che gli ha fatto muovere il corpo, hanno portato la musica nello spazio, si sono mossi e si sono divertiti e hanno interagito con i materiali e con la musica. Mi aspetto che il pubblico possa provare l'incertezza, il sorriso, ma non la risata grassa, di un innamoramento dolce. Cos'è che alla fine di un giorno di prove, durante le prove dello spettacolo, le dà maggiormente soddisfazione? Che cos'è che la fa tornare a casa con il sorriso, possiamo dire? Quando ci divertiamo. Soprattutto anche quando le cose riescono, se riescono o non riescono, però ci siamo divertiti, siamo stati insieme con un buon tempo, questa è la cosa che mi dà più soddisfazione. Poi, quando le cose riescono, beh, allora è proprio una bella giornata. Non posso amarti perché ti voglio solo bene. Non posso amarti perché... Qui da me,